Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Attimo Martino, la Fortitudo torna al successo, archivia la sconfitta di Udine con una partita vinta senza problemi dal primo minuto. Sì, partita approcciata nella maniera giusta, nel modo che volevamo, perché era chiaro che l'importanza della partita dopo una sconfitta di Udine era una gara che aveva notevole importanza, però ci interessava anche il come, e devo dire che l'approccio alla gara dei ragazzi è stato importante. Abbiamo subito creato i presupposti per gestirla poi nella maniera migliore, utilizzando tutti i giocatori a disposizione, avendo la possibilità di dare dei minuti chi magari in alcune occasioni gioca meno, tanti minuti a Mancinelli, che ha sfruttato questa gara anche un po' per recuperare il ritmo partita. Quindi ripeto, volevamo ritornare a giocare una pallacanestro fatta di collaborazioni, muovendo la palla in attacco e di un'ottima difesa, e quindi siamo contenti. Le statistiche in una serata come questa forse hanno un aspetto non sempre determinante e veritiero, però insomma 5 giocatori in doppia cifra, altri 3 che sono andati a un passo, tutti i giovani hanno segnato, una sorta di serata perfetta sicuramente. Sì, credo che comunque la chiave sia stato l'inizio della gara, perché abbiamo subito mandato un chiaro messaggio a Iesi che volevamo fare nostra la partita, volevamo farlo con decisione, e quindi credo poi tutto è stata una conseguenza di quell'inizio e comunque dei primi minuti di gara, dove realmente siamo stati aggressivi in difesa, abbiamo fatto tanto contropiede, e quindi poi con piacere poi andiamo a guardare le statistiche, dove sicuramente è evidente che c'è stato un apporto da parte di tutti. Ultimissima cosa, 13 giorni di sosta, poi 3 partite in 7 giorni, come gestire questi prossimi 20 giorni potenzialmente decisivi? Ma torneremo in palestra dopo il classico giorno di riposo, poi daremo alla squadra 3 giorni di break, perché credo sia importante sfruttare questa pausa per ricaricare un po' le energie, soprattutto dal punto di vista nervoso e mentale, perché poi, come dicevi tu, ci aspetta una settimana intensa con Piacenza, Mantova e Montegranaro, e la settimana successiva poi il weekend della Coppa Italia. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.